Ti insegnerò il significato della parola selvaggio. Tutti si lamentano per il freddo, ma io no, non lo sento nemmeno. Qualcuno che si nasconde? Non mi importa cosa trovo, lo farò a pezzi! Narug. Devo essermi lo immaginato. E io ho ucciso a Ehi, cosa è successo? Ho sentito qualcosa qua giù. Non so chi ci sia in agguato, ma lo troverò. Attenzione! Potrebbe essere pericoloso! Qualcosa, avrò bevuto del grog andato a male. Nessuno può scalare le nostre mani. Non può essere solo il vento. Non mi sa. E dove?
dovresti ringraziarmi. Io ti insegnerò il vero significato del dolore. È mia! Lo uccido io! Prego che ti uccida! Ancora un po' e sarai poltiglia! Morirà di sanguato! Alza là! Attenti alle fiamme! Pronto ad assaggiare le nostre lame? Non lasciatevi bruciare! Qualcuno lo fermi! Vuole bruciarmi vivi! Dai! Muori di sanguato! Stupidi! Quei selvaggi avrebbero dovuto morire al mio segnale! Non prima! Cerca in me la luce. Spero bene che non mi faccia saltare la cena. Urlate se lo vedete. Ah!
riesce. Arrenditi! Voglio le tue budella! Fatela piangere! Implorami! Non fatelo avvicinare alle vostre gole! La morte sta! Arrenditi al mio volere! Te, e non rimarrà altro che un guscio carbonizzato. Fuggire!
contro attacco. Assaggia questo. Aspetta. Devi obbedirmi. Spezziamogli le braccia! Per il comandante! Per l'oscuro signore! Uccidetelo a terra! Già! Oh! Questo è tornato! Torna qui, ferma! Guarda dove vieni! Tuo Karagor, o dovrei dire il mio Karagor. La tua testa è il mio trofeo. Non puoi farmi male. Una parte di me vorrebbe che... Basta! Via! Qualcuno mi aiuti! Non può... Oh, ora sì che mi sento! Inginocchiati subito.
servite. Ti l'ho sentito, lucente signore! Signore! Sicuro di aver sentito. Ho trovato lo schifoso Tar. Credo di aver sentito qualcosa. So più di chiunque altro su quest'elfo assassino. Hai sentito anche tu? So dove si nasconde, di cosa ha paura. Sapete? Thank you.
vedere quanto sto sempre. Già, quello scricchio io che fa la cartaccia ti si frantuma sotto le dita. Forza su, datti da fare! Sei un orco, mica un pelle molle! Egli disprezzava l'avidità degli uomini e la prevedibilità dei nani, ma soprattutto odiava gli elfi che volevano imbalsamare il mondo. La terra di mezzo cambierà, mi diceva. Si piegherà al mio volere. Non resterà immobile, né tornerà a essere ciò che volevano i suoi creatori. Diventerà qualcosa di nuovo. Desidera un mondo a sua immagine e somiglianza. La sua immagine verrà cancellata.